Ciao a tutti, penso che farò questo video in bianco e nero. Quello che volevo dirti è che ho appena finito di guardare il video della Nerdocultura di Dario Moccia. Guarda, una persona che io la stimo tantissimo, sono davvero davvero invidioso di quello che è successo, di quello che ha fatto, di tutte le persone che hanno partecipato. Perché mi immagino in Dario Moccia e Dio mio, che bello sarebbe che tu un giorno ti svegli e prepari un tour e ogni volta che vai da qualche parte tutti che ti acclamano, tutti che ti aspettano, tutti che ti ospitano e fai un'avventura davvero eccezionale, fai un achievement nella tua vita, che è una cosa spettacolare, secondo me. Il punto è che io sono fissato per queste cose, sono davvero fissato. Adoro fare nuove esperienze, adoro mettere in archivio le mie esperienze. Infatti i video che faccio sono anche perché un giorno, quando sarò vecchio e vorrò, non lo so, ricordarmi qualcosa, metto a vedere questi video. Anche se penso che non li dimenticherò mai, ma sai. La vecchiaia, potrebbe succedere. E comunque, tornando al discorso, a me queste cose piacciono tantissimo e un po' mi mancano perché diciamo che sono qui bloccato a Londra da un bel po' e fare l'avventura mi manca alquanto. Il punto è che sei sempre lì a dire: aspetta, forse devo salvare un altro po' di soldi, forse mi manca questa cosa, forse è meglio che prendo questa esperienza per poterla mettere in curriculum, così per partire e trovare un'altra cosa. Insomma, di solito è sempre il tempo e le vicende che accadono, che ti fermano. E tu pensi, cazzo, quel pezzettino che mancava e adesso devi iniziare tutto da capo. E sì. È sempre quel pezzettino, quel pezzo mancante, che continua sempre a mancare. Però a volte, sai, penso che non ti devi far fermare da un pezzettino. Se ti manca proprio quel pezzo, beh, scialla, fottine, prendi e vai, scappa. Scappa da quel pezzo. Tanto se ti manca solo il 10%, cioè un buon 90%, no? Quindi penso che sia abbastanza sufficiente. Oppure no, ci bloccano. O forse ci facciamo bloccare. Comunque, questo volevo solo dire. Che le esperienze, o almeno per come la vedo io, le esperienze sono fondamentali nella tua vita. Anche quando sarai vecchio, penso che stai giocando a bocce. Ma io cazzo, però un viaggetto me lo faccio. E infatti a volte vedo gente così. E io li ammiro tantissimo. Vedo vecchietti, coppie di vecchietti che vengono qui a Londra insieme, soli, a fare, non so, una luna di miele improvvisata. E io lo apprezzo tantissimo. Una volta mi capitò una coppietta, stavo lavorando con una mia amica che mi manca tanto. Mi manca davvero. Comunque. Stavo chiudendo con lei. Ci capita l'ultima coppia di clienti. Questi erano dei vecchietti sulla settantina. Sì, una coppietta felice sulla settantina. Che erano da soli venuti a Londra. Stavano prendendo il caffettino in mezzo a Trafalgar alle 9 di sera. Così. Poi si avvicinano al banco. Il marito fa vicino alla signora: dai, perché non facciamo un po' i golosi? Oddio, quando disse quella cosa, no! Ti prego, che bollini che siete! È una cosa stupenda per me. E certe volte invidiavo, pensando a loro, dicendo, cazzo, spero che anche io finirò così. Molto bello. Davvero. Allora, per la morale di questa storiella, non arrenderti. Pensa sempre positivo, sempre col sorriso,
e non farti bloccare da alcuni pezzetti che ti mancano. Viaggia sempre e cerca di fare più esperienze possibili, perché prima o poi, quando non potrai farle più, lì allora iniziare davvero a prendertelo con te stesso. Sarà davvero bruttissimo. Quindi parti, fa quello che vuoi, non farti bloccare da nessuno, perché nessuno può bloccarti. Questo è il punto.